Tanto tonò che piove, potremmo dire così. Auteri destituito dall'incarico, panchina Luciano Zauri che torna a distanza di 2 anni, di fatto addio al terzo posto, 5 punti da recuperare a 3 giornate dall'epilogo della stagione regolare. Squadra reduce dalla pessima prova di Lucca dopo la scintillante prestazione col Cesena, la migliore del campionato, il Pescara si è smarrito. Ora toccherà Zauri, c'è da rivitalizzare lo spogliatoio in vista dei playoff per il 44enne tecnico di Pescina, contratto sino al termine della stagione con opzione a favore del club. Zauri ha terminato la carriera da calciatore, 319 presenze in A, 112 in B nel Pescara, club che gli ha dato la possibilità di cominciare il percorso da allenatore, prima la guida della Berretti, poi stretto collaboratore di Massimo Oddo, con cui ha condiviso la successiva esperienza nell'Udinese. Quindi il ritorno a Pescara nel 2019, Zauri ha vinto il campionato Primavera 2 e a giugno dello stesso anno ha assunto la guida della prima squadra in sostituzione di Pillon. A gennaio 2020, dopo il KO interno con la Salernitana, Zauri ha rassegnato le dimissioni con i biancazzurri al 13° posto, 26 punti in 20 partite. Negli ultimi 2 anni è il tecnico che ha fatto meglio. Non è stata però un'esperienza serena, con alcuni dei senatori non c'è stato feeling. Alla vigilia del match col Pisa, novembre 2019, il coraggio di escludere dalla lista dei convocati Alessandro Bruno e Cristiano Del Grosso, i biancazzurri si impongono per 3-0, primo gol tra i professionisti di Gennaro Borrelli. Quindi il caso Memushai, sostituito a pochi minuti dal termine della trasferta di Livorno, l'albanese non gradisce il cambio, lamentandosi in modo plateale. Lo sfogo non piace a Zauri, che esclude dalla lista dei convocati Memushai nella sfida con il Chievo del 29 dicembre. Nessun segnale di pentimento da parte del calciatore, nessuna riconciliazione. Dopo la sosta, alla ripresa delle ostilità, il KO in casa con la Salernitana e il successivo divorzio dal club biancazzurro. Nell'estate 2020 Zauri ha firmato un biennale col Bologna, che gli ha affidato la guida della Primavera. Al termine della stagione non è stato confermato, malgrado la salvezza centrata ai play-out contro la Lazio. Da oggi di nuovo sulla panchina del Pescara. In bocca al lupo. La prima da tecnico.